quella del figlio prodigo in Luca capitolo 15. Io credo totalmente ed unicamente nel concetto che se sei figlio, nulla e nessuno potrà mai cambiare la tua posizione. Sarai figlio per tutta l'eternità. In altre parole, non puoi perdere la salvezza se effettivamente, nota bene, se effettivamente sei stato salvato dal sangue di Cristo. E non da una preghiera ripetuta da un pastore, né da un paio di gocce d'acqua spruzzate da un sacerdote, né tantomeno da una immersione totale fatta in abito bianco. No, solo per grazia, attraverso la fede. Efesini 2:8. Per grazia comprendo pienamente il sacrificio sostitutivo di Gesù sulla croce attraverso la fede. Accetto quel sacrificio con la consapevolezza assoluta che niente altro potrà perdonarmi e salvarmi dal mio peccato. Questa è la certezza biblica che porta gioia e riposo. È solo quando so che mio padre è mio padre per sempre, che non mi lascerà mai e non mi abbandonerà mai, e che perfino se sono morto e perduto, lui mi dichiara vivo e ritrovato, solo in quel momento posso sedermi a tavola con lui e godermi il pranzo. Ecco, amore mio, il motivo perché il religionismo non porta gioia, ma piuttosto austerità, afflizione e sconforto. Nessun cristiano ignaro della sovrabbondante grazia di Dio è mai certo al 100% del suo destino eterno. E se pecco troppo e perdo la salvezza, risultato tristezza, miseria. Non ho tempo per dilungarmi su questa meravigliosa parabola che descrive così adeguatamente la grazia, o come piace a me definirla, la ipergrazia di Dio. Vorrei solo fare una piccola considerazione. Il figlio prodigo decide di tornare a casa non perché sia in qualche modo pentito o ravvisato, no, ma perché sta morendo di fame e vuole sopravvivere. Una motivazione parecchio carnale è completamente diversa da quella che il religionismo cerca di propinarci da secoli. Il ragazzo non torna ad essere figlio quando rientra a casa. Il suo stato di figlio non è mai cambiato. Anche da morto rimaneva pur sempre figlio di suo padre. Il suo DNA non cambia, dentro o fuori la tomba. Quello che è successo è che le sue scelte sbagliate gli hanno distrutto la vita. E lui ha buttato via la gioia di vivere a casa sua, con tutti i suoi benefici. Finalmente però si rende conto che c'è solo un posto dove può ritrovare se stesso, a casa di papà. Resosi conto della bontà e generosità di suo padre, il quale sfama abbondantemente perfino i servi a casa sua, è rientrato in sé, in altre parole si è reso conto della sua identità, si è ricordato di chi lui è e di chi suo padre è. Ecco cosa l'ho fatto tornare a casa. Non la consapevolezza della sua vita sbagliata, ma la certezza dell'identità di suo padre. Prima di partire però, per ogni eventualità, si prepara un bel discorsetto di scuse. Ho peccato, non sono più degno di essere tuo figlio, trattami da servo. Niente perdonami che ti ho fatto soffrire, sono dispiaciuto di averti deluso, come sta mamma? No, solo trattami da servo così almeno ho da mangiare. Ma il padre, che sa benissimo cosa il figlio sta per dire, lo interrompe prima ancora che possa finire il suo discorsetto. No, non ti tratterò come un servo, perché non sei un servo, sei mio figlio. Lo eri quando sei nato, lo eri mentre eri lontano, lo sei adesso, lercio come un maiale, lo sarai dopo la tua morte e lo sarai per sempre, perché essere mio figlio non ha niente a che vedere con il tuo comportamento, ha solo a vedere con la mia paternità. E sai una cosa, io non cambio, padre sono e padre resto per sempre. Ecco perché dopo averlo interrotto, il padre chiama i servi e comanda che mettano i sandali ai piedi del figlio. Perché nella cultura di quei tempi solo i figli avevano il diritto di entrare in casa con le scarpe ai piedi. No, amico mio, non sei un servo, sei un figlio. E sei un figlio per la semplice ragione che tuo padre celeste si rifiuta di smettere di essere tuo padre, piedi lerci o no. Adesso rilassati, fatti un bel sorriso e sussurra un bel grazie papà.
goditi la vita. Amen. Un abbraccio e una benedizione.